fortuna era dalla sua parte. La luna era ben visibile in cielo, anche se era solo mezza e calante. Gli fornì sufficiente illuminazione per muoversi in quello strano mondo e stimarne le forme che lo circondavano. Non era sicuro se era rimasto nello stesso punto in cui era svenuto, in quanto le antiche lapidi, che ancora ricordava vivamente e senza alcun dubbio, non si vedevano da nessuna parte. Ma mentre se ne stava con la mano che invano cercava di fermare il sangue al fianco, una terrificante realizzazione si fece strada nella sua mente. John trovò difficile da trasmettermi a parole cosa fosse. Lo descrisse come le regole della natura ribaltate. Nulla pareva aver senso. Per un momento non seppe nemmeno chi fosse, perché fosse lì, e quale abominevole sorgente stesse causando tutto quel malessere alla sua persona. Gli parve di mantenere i ricordi relativi al colle e alla chiesa, ma erano turbolenti e disconnessi. Fugaci momenti di consapevolezza venivano scacciati e sostituiti da totale confusione. Ma al di là del tormento, una costante rimase. Il suo istinto lo supplicava di abbandonare quel luogo immediatamente. In quello stato confusionale della mente non riusciva a comprendere qual era la via che lo avrebbe condotto ai piedi del colle e quale invece lo avrebbe fatto salire fino in cima, verso chiunque o qualunque cosa ci fosse lassù. Quell'ebbrezza dei sensi era un'esperienza oltre ogni altra. Il mondo iniziò ad andare in fumo. Un odore di aria malata riempiva l'aria. Che fosse il suo stesso vomito o solo uno scherzo dei sensi non lo seppe, ma in quel tanfo c'era dell'altro. L'odore di umidità mescolato con un preoccupante effluvio di capelli bruciati. Divenne così intenso che iniziò a far lacrimare gli occhi di John, favorendo solo il disorientamento. Nonostante i suoi occhi fossero offuscati dalle lacrime e quel mondo avesse qualcosa di storto, percepì quella che poté descrivere come una presenza. Quell'odore stantio divenne più pungente e John cominciò a tossire. La risposta a quel rumore fu ben distinta e anche se lui era convinto che fosse impossibile conoscere la mente di una persona, qualcosa si stava avvicinando con malizia e odio, assieme ai suoi accompagnatori. Il terrore si tramutò in fugace obiettivo mentre passeggiava silenziosamente tra i cupi alberi e oltre la fitta erba, con la speranza di trovare la via d'uscita. Barcollando e disorientandosi in quell'oscurità, il dolore al fianco peggiorò e il pensiero di morire da qualche parte su quel colle, dove nessun suo caro lo avrebbe potuto ritrovare, si manifestò. Per un istante pensò di essere sul punto di crollare un'ennesima volta, ma mentre quella sorta di maledizione si rafforzava, ora era anche accompagnata dal suono dell'erba secca e dalla morta flora che sfrusciavano, come se qualcosa stesse affacciandosi oltre di esse, spostandole. La visibilità di John era ora così debole che non riusciva più a comprendere quale strada fosse quella giusta e quale invece quella per tornare indietro. E nei radi momenti di lucidità si rifiutava all'idea di dover ritornare alla chiesa, o alle pietre, o alle lapidi. Non era ben sicuro di cosa effettivamente fossero state. Si era decisamente perso. E quella cosa che chiamava quell'orribile colle casa si stava avvicinando. Tacque, ma né il silenzio né l'oscurità potevano fargli da scudo. Alcun oblio poteva far fronte a ciò, a una malignità che solo la terra sapeva quanto antica e che ora perseguitava l'uomo che una volta aveva riso in faccia alle superstizioni e alle leggende. L'aria divenne più pesante e la piccola luce che riusciva a fornire l'argentea luna dall'alto diminuì, come se venisse risucchiata dalle profondità di quella terra, senza scampo. E poi, il nulla. Il rumore di rami ed erbacce calpestati o spostati cessò, e al suo posto un bianco silenzio, quasi insopportabile. Innervosito, John poteva percepire l'unica traccia di speranza rimasta, abbandonarlo. Quello era vicino. Il suo respiro si poteva sentire nell'aria. Disgustoso, rancido, come di qualcosa che da tempo viveva e ancora non aveva rinunciato al desiderio di provocare piaghe e dolore. Un movimento. Delle foglie morte scricchiolarono sotto al suo peso. L'alta erba, che pareva essere impenetrabile, dominante, si piegava e si spezzava ad ogni suo passo strascicato. L'unico pensiero di John fu quello di nascondersi.
Lentamente il suo respiro divenne irregolare e ansimante. Si immerse tra la fitta sterpaglia e rimase fermo, silenzioso e terrificato. La presenza era ancora più limitrofa e in quel buio lui pensò di riuscire a vedere una vaga figura delle volte che vagabondava lì attorno. Girava lentamente, avvicinandosi ed allontanandosi come se stesse controllando meticolosamente la zona. Alla fine il suono dei suoi pesanti passi sembrò farsi più distante, per poi cessare. John esalò un respiro di sollievo. Una mano toccò il suo viso. L'istinto di sopravvivenza divampò in lui e con un urlo di paura si scansò e rotolò sul fianco. Il feroce dolore gli pervase tutto il corpo. Il suo stesso peso e i suoi movimenti avevano spinto la ferita contro una sporgenza del terreno irregolare. Un grave grugnito sfuggì da qualunque mostruosità ci fosse davanti a lui e senza sapere dove andare, John cominciò ad essere pervaso da un nuovo impeto, balzando in piedi e scattando verso una direzione casuale, nella vana speranza che lo avrebbe condotto fuori da quella follia, da quell'incubo. Gli alberi e l'erba scorrevano ai suoi lati, in quella notte nero pece. Quel miasma di malattia e di capelli bruciati circondava tutto, suscitando dei ripetuti conati mentre lui correva. Alla fine aveva un'idea di dove si trovava, aveva ritrovato il suo orientamento e sperava di non doverlo più perdere. La chiesa si profilava confusa e indefinita davanti a lui. Qualcosa sfrecciò fra gli alberi alle sue spalle e in un momento o l'altro lo avrebbe raggiunto. Almeno ora sapeva che direzione prendere, correndo come non mai verso il sentiero che aveva sceso quel giorno, una logora traccia che lo avrebbe portato alla salvezza. Ma quella zona appariva sconosciuta e innaturale. Le forme e le strutture stesse di quel paesaggio sembravano essere state corrotte da una malevola e ignota forza. Doveva proseguire per potersi allontanare da ciò che lo perseguitava. Il sentiero doveva essere in quella direzione. Successivamente attraversò una coltre di cespugli ed alberi per affacciarsi ad una radura. Il suo cuore si fermò. Non seppe nemmeno lui per quanto tempo. Lì c'era la chiesa, ma in qualche modo appariva diversa. Di notte l'edificio pareva possedere una figura più bizzarra e sinistra rispetto a quella diurna. Per un momento John la immaginò non costruita in pietra, roccia o calcestruzzo, ma di legno e ricoperta di piante rampicanti, sollevandosi vertiginosamente verso il paradiso, che da molto tempo era stato sputato lontano da quel mondo. Lo scricchiolio di foglie calpestate si avvicinò una nuova volta, mentre John incespicava e respirava a fatica. Il dolore che provava dalla ferita era diventato quasi insopportabile. Ogni passo in avanti era accompagnato da un'interna abbattente e violenta sensazione. Obbligato dal suo persecutore a passare di fronte alla facciata della chiesa, John cercò di muoversi come meglio poteva, vacillando e zoppicando, debole ed esausto, addentrandosi in una fitta rete di arbusti e rovi. I suoi vestiti si impigliavano e i taglienti rami delle piante graffiavano le sue braccia e il suo volto. Non c'era nient'altro da fare, non sarebbe riuscito a battere in velocità ciò che lo inseguiva. Guardandosi dietro le spalle, vide chiaramente che qualcuno si stava squarciando una via attraverso i rami, a pochi metri di distanza. La paura scorreva nelle vene di John, mentre il suo inseguitore lo straziava. Quando si lasciò sfuggire un urlo di dolore e agonia, la cosa sembrò fermarsi per qualche istante, osservandolo soffrire con le sue mani tagliate e infilzate dalle spine. John afferrò e scansò la selva di fronte a sé, tentando la fuga, e con una scarica di brividi che gli pervase le ossa. La figura dietro di sé lo fissò, producendo uno straziante ruggito, qualcosa tra la risata e un cenno di soddisfazione. Iniziò a muoversi a gran velocità, evadendo dalle sbarre della gabbia di rovi con facilità, avvicinandosi rapidamente. Con un grido incredulo, John si liberò dall'abbraccio delle spine, ma non dalla disperazione. E la chiesa stava davanti a lui, per l'ennesima volta, beffarda, deformata in modi che nessun architetto umano avrebbe concepito. Con ancora della voglia di lottare rimasta, superò la chiesa una seconda volta, mentre il suo carnefice si faceva strada nella boscaglia, correndo frettolosamente verso di lui.
John aumentò il passo più che poté, ma riusciva a raggiungere davvero una velocità effimera. I cieli si aprirono e cascate di un ignoto liquido si riversarono sulla chiesa, scorrendo fino al terreno che divenne in breve tempo zuppo e allagato. La forza di John calò fino a farlo cadere in ginocchio. Ammise la sua sconfitta mentre il predatore portava la fine. E poi la salvezza. Da lontano risplendeva uno squarcio di luce, una luce che irradiava, dirompeva oltre quell'ambiente impenetrabile di cespugli. Qualcosa da raggiungere, da sperare, un faro da seguire, una luce al di fuori di quel tremendo colle. Come il suono del suo inseguitore si apprestava, creando confusione in quell'erba alta nell'oscurità, un'ultima carica di energia risvegliò John dal terribile destino a cui si era abbandonato. La vista di quel raggio di vita aveva rianimato quel poco di speranza rimasto. Gridò agonizzante mentre si sollevò in piedi, con la pioggia che lo flagellava fin nelle ossa nella piaga al fianco. Ma ormai non importava. Ciò che contava era quella luce e la salvezza che prometteva. Zoppicando più velocemente possibile nella sua direzione, si fece strada tra le rampicanti e i rami dell'intricato bosco. La paura abbatteva qualsiasi dolore che poteva essere provocato dalle spine che tagliavano e graffiavano la pelle. Stava facendo progressi e la luce iniziava ad apparire sempre più grande, abbagliante e piena di vita. Era chiaro ora che stava scendendo il versante del colle, dato che quando inciampò e cadde, ruzzolò in direzione della sua traiettoria. Aumentò anche la sua velocità. Flash di ricordi non suoi invasero la sua mente. Immagini di ira e d'odio annebbiavano la sua vista. Visioni della chiesa priva di vita, ma comunque non vuota. Come il sacerdote sollevava le mani al cielo, così i fedeli abbassavano i loro capi. La confusione stava iniziando ad insinuarsi nella sua testa e l'odore di capelli bruciati riempì l'ambiente circostante, di nuovo. Sebbene fosse di una certa stazza, poteva udire il suo inseguitore aumentare il passo e sembrava essere molto più agitato di prima, adirato, forse addirittura frustrato. John venne preso dal panico. Il sangue ora fuoriusciva dalla ferita senza sosta, così come la luce appariva più vicina, la promessa di un miracolo, una salvezza e una fuga vicina. Volò giù da una ripida pendenza erbosa, scivolando nel fianco fresco e cadendo con velocità verso il terreno. Dolore, fatica e disperazione lo dominavano mentre poggiava il suo corpo combattuto sul tronco di un grande albero sradicato. Gli sconvolgenti passi si stavano apprestando e intanto John pensò tra sé e sé che lui e coloro che aveva immaginato nella chiesa dovevano essere stati entrambi vittima di quel crudele e maligno essere che chiamava quel colle casa. «Forza, figliolo! Alzati! Alzati!» urlò una voce, quasi soffocata dalla feroce confusione di terra e erba dietro di lui. Il mondo gli parve distorto, ma con la coscienza pronta ad affrontare quello scherzo della mente, la chiarezza ritornò e John realizzò dove si trovava. Il suo corpo non era disteso sull'albero caduto, bensì su un cancello di legno che decretava la fine del regno di quel luogo. Qualcosa era vicino, quella cosa che lo stava perseguitando nel buio da pochi metri di distanza. «Muoviti, ti sta per prendere!» gridò la familiare voce di Dale. Con un ultimo sforzo, con l'ultimo briciolo di vita che aveva conservato, John Eyre aprì il cancello, cadendo di faccia in una pozzanghera, sul bordo della strada.